Ci sono tre errori che fanno i mental coach poco esperti. Tre errori che i mental coach che formo io non devono assolutamente fare. Benvenuti in Pelle di Coaching, io sono Mauro Pepe e in questo video parleremo del mental coach, questa nuova figura lavorativa, dei tre errori più gravi che può fare e di qual è la soluzione migliore per fare delle coaching davvero efficaci. Ci sono mental coach e mental coach, ci sono quelli bravi e quelli meno bravi e ci sono quelli poco esperti. E purtroppo nella mia categoria ci sono pure quelli che pensano che hanno fatto un corso di PNL e sono pronti per fare il mental coach. Ovviamente non è così, è molto più complesso, il percorso di crescita è molto più ampio per essere un mental coach davvero valido. Fortunatamente c'è tanto entusiasmo intorno a questa figura e questo è un bene, c'è tanta passione, ci sono tanti ragazzi e tante ragazze che hanno voglia di fare, di crescere, di formarsi, ma c'è poca chiarezza. Come fa un allievo, un manager, un imprenditore, un atleta a valutare se il mental coach è buono per lui e se è preparato a sufficienza per fargli ottenere un grande risultato? Certo, non può valutarlo attraverso i corsi di formazione che ha fatto, la certifica che ha fatto dei corsi di formazione, o se si è preso o meno una laurea, anche perché quello certifica che sei stato bravo a studiare quella materia. La differenza la fanno i risultati concreti, la differenza la fa quando il mental coach è coerente, quando il mental coach è pronto per aiutare quella persona a fare il salto di qualità. Ma andiamo a vedere quali sono i tre errori che generalmente i mental coach poco esperti fanno. Il primo errore, quello che io reputo più grave, è quello di pensare che attraverso la PNL si possa risolvere tutto. La PNL è un modello di pensiero buono, non ottimale. Ci sono delle situazioni in cui ci sono delle strategie decisamente migliori delle PNL, ma è semplicemente solo una strategia. L'obiettivo principale e fondamentale del coaching è la crescita dell'allievo e che deve passare attraverso il suo percorso. Il secondo errore è quello di voler fare il mental coach. Ahimè, il mental coach non si fa. O sei un mental coach o non lo puoi fare. È uno di quei ruoli in cui la coerenza è fondamentale. Io dico spesso che non andrei mai da un dietologo grasso. E la stessa cosa, non andrei mai da un mental coach che non è coerente con quello che insegna, non è coerente con quello che dice. Il mental coach, per essere forte, per poter guidare, per poter far fare un salto di qualità veramente importante al proprio allievo, deve essere estremamente coerente con quello che dice. Io ancora oggi, dopo tanti anni, parlo solo di cose in cui sono coerente. E mi capita a volte di conoscere tantissime altre strategie, di sapere anche qual è la strategia che faciliterebbe il compito all'allievo, ma non la utilizziamo se io non ne sono prima coerente. Questo da un lato mi aiuta nella mia continua e costante crescita, dall'altro lato quando la spiego all'allievo e io ne sono coerente, quella strategia ha un risultato straordinariamente più potente di una semplice strategia qualsiasi. Anche perché la differenza non la fa mai la strategia, la fa l'allievo con la sua motivazione, la sua passione e la sua voglia di ottenere grandi risultati. Quindi il secondo errore, il mental coach non si fa. O sei un mental coach e sei coerente con l'essere un mental coach oppure non lo puoi fare. Terzo errore, e questo ahimè l'ho fatto anch'io all'inizio, è voler motivare l'allievo dall'esterno, cioè caricarlo, 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 caricarlo. E lui all'inizio ottiene dei risultati perché è motivato, perché lo hai caricato. Però dopo un po' quella carica e quella motivazione finisce. La motivazione parte da dentro, la motivazione vera, quella che ti permette di raggiungere dei risultati straordinari, quello che ti permette di raggiungere l'eccellenza, la maestria, quello che ti permette di vincere le tue sfide, deve partire da dentro. Quella è la vera motivazione. Il mental coach bravo permette all'allievo di far uscire fuori la sua motivazione. Magari gli pone le domande produttive che gli permettono di far sì che i perché profondi, quelli veri, escano fuori dall'allievo. Se l'allievo impara a motivarsi da dentro, allora il mental coach è stato bravo. Ma se il mental coach ha bisogno di motivarlo dall'esterno, è un motivatore e nel lungo periodo non funziona. Mi è capitato in passato di avere un atleta, tanti anni fa. Io ero entusiasta di prendere questo atleta e lo motivavo, lo motivavo, lo motivavo e lui otteneva dei buoni risultati, arrivavamo anche a dei risultati veramente importanti. Però dopo un po', quando io non avevo più voglia di motivarlo e mi aspettavo che lui cacciasse la sua motivazione, lui praticamente non si andava più a allenare e tutto il resto. E la benzina gliela stavo mettendo io. Questo non va bene. Il mio errore era che stavo motivando secondo le mie motivazioni. Non ero stato bravo a far sì che uscissero le sue motivazioni. Quindi oggi, quando prendo un nuovo allievo, che sia un atleta, un imprenditore o un manager, spesso spiego che lui mette la motivazione.
E io lo guido attraverso delle strategie, attraverso il mio essere un mental coach, fino a raggiungere i risultati che vuole ottenere. Ma vediamo quali sono le soluzioni migliori. Se vuoi essere un mental coach, entra nella logica del continuo e costante miglioramento. 2. La coerenza. Non si fa il mental coach, si è un mental coach. E per farlo bisogna essere coerenti con le cose che insegni. Devi essere tu disposto a fare la tua crescita e a porti obiettivi e raggiungerli. Anche se sono davvero ambiziosi, anche se ti costano tanto fatica. E infine, impara a cacciare da dentro i tuoi allievi la loro motivazione interna. È quella che gli permetterà di ottenere dei risultati straordinari. A quel punto lì tu sarai stato un ottimo mental coach. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e se hai delle domande su questo video, scrivile nei commenti. Per tutto il resto io ti do un abbraccio e al prossimo video. Ciao!